che stanno ultimando le ultime fasi di preparazione, dopodiché sarà ufficialmente fight. Intanto cambio anche per quanto riguarda la direzione di gara, diamo il benvenuto sul ring a Lorenzo Sfoto, che sarà arbitro ufficiale di questo match. Vediamo delle opposti all'angolo rosso Fabio Ricchetti, all'angolo blu Angelo Papa. Questo primo match di Free Fight, vale tutto, ufficialmente fight, ricordiamo due riprese da 3 minuti ciascuno, ricordiamo che gli atleti possono combattere sia in piedi che a terra, possono scambiarsi colpi sia in piedi che a terra, ivi comprese le proiezioni, le leve articolari e le tecniche di strangolamento. Siamo in una fase del match in cui i due atleti stanno combattendo a terra, continuando a scambiarsi colpi, vediamo le percussioni, anche con l'atleta a terra. Mentre non mancano i tentativi di portare a termine leve articolari. Angelo, tieni la posizione! Tieni la posizione! Particolarmente intensa sin dai primi colpi. Vai,
ancora i secondi. Tutto è pronto per la seconda ed ultima ripresa, sempre della durata di 3 minuti. Questo intensissimo match che ha visto posti sul ring Fabio Vicchetti dell'UDC di Reggio Emilia e Angelo Papa del Club Atletico di Bologna. Bravo Angelo! E
attesa di conoscere il verdetto della giuria, facciamo comunque un applauso ad entrambi gli atleti. Come si sono di certo risparmiati questo match di Free Fire. Invito i due atleti a raggiungere il centro del ring. Vince ai punti per decisione unanime della giuria Angelo Papa. Viene premiato dalla nostra Elena in rappresentanza del Mercatone Angel di Castelfranco Emilia. Ancora una volta complimenti ai due atleti che, come diciamo poc'anzi, non si sono assolutamente risparmiati in questo primo match di Free Fight. Quando siamo arrivati sulla tabella di marcia al quarto incontro della serata e siamo già pronti per procedere con il quinto match, e rientriamo così nel mondo della kickboxing K1 Rawls. In questo caso categoria meno 70.